Siamo a Bivongi, siamo con Eugenio Bennato, un'icona della canzone popolare, della nostra canzone del sud. Ma al di là di questo, è anche, so che Eugenio Bennato è impegnato anche in quella che è stata la questione meridionale. Secondo Eugenio Bennato, com'è meglio? Briganti o migranti, come si suol dire qua? Questo amore per la musica del sud che ho maturato da ragazzo, non ricordo neanche com'è nata, ma diciamo una scelta, voglio dire, artistica, estetica. Mi ricordo qui in Calabria, ecco, per esempio venni in Calabria e ascoltai, cioè innanzitutto venni in Calabria seguendo le tracce della chitarra battente, di questo strumento mitico che con grande soddisfazione oggi vedo che viene di nuovo costruito da tanti liutai e viene acquistato da tanti ragazzi, da tanti chitarristi. E io seguendo questa traccia della chitarra battente cominciai a sentire delle melodie straordinarie, e ne cito una per tutte, Ritornella, che me la fece sentire un vecchio cantore. Io fui rapito da questa melodia e in qualche modo ho il merito di averla salvata dall'oblio, come tante cose della cultura di questa regione, ma anche della mia regione, anche della Campania, anche della Puglia, che si sono perse proprio perché sono passate distrattamente attraverso la storia. Ritornella diventa un'icona ed è un percorso che porta a scoprire anche altre cose, porta a scoprire per esempio la storia, personaggi che tu hai citato, i cosiddetti o maledetti briganti, che si sono battuti 150 anni fa per tanti motivi, poi sono stati liquidati come banditi, ma in realtà erano dei partigiani che portavano la bandiera, Patrioti nostri. sì, la bandiera del sud, la difesa dei nostri dialetti, della nostra cultura, vita. E certo noi qui al sud dobbiamo essere fieri di appartenere a una civiltà straordinaria. Parlando ancora di storia, tu vieni da Napoli, dove ci sono stati i Borboni, però questa unità d'Italia a tanti non è piaciuta, tant'è che io seguo su Mongiana quando c'erano i Borboni. Però dopo l'Unità d'Italia qualcuno dice Garibaldi ci ha rovinati. Mongiana è un nome che oggi viene citato, una località, era la più grande fabbrica siderurgica e dire oggi questo provoca stupore, cioè, ma come in Calabria c'era l'industria e c'era, ma è bastata forse una canzone, io ho scritto Brigantes More e quella ha fatto prendere coscienza a tante menti, a tante anime del sud. E quindi viene fuori la scoperta di una realtà che era molto diversa da quella che per 150 anni ci è stata propinata. Io ci terrei proprio a dire comunque che noi, soprattutto al sud, siamo fieri dell'unità d'Italia, perché il sud, fra l'altro, ha contribuito anche con le guerre e con tanto sangue versato diciamo, a santificare questa unità. Probabilmente andava fatta in una maniera diversa. Non come una sopraffazione da parte del piccolo Piemonte, fatto di soldati ignoranti che scendevano a sud e facevano stragi. Andava fatta con un progetto politico che rispettasse la diversità, la grande ricchezza dell'Italia e la sua, diciamo, diversità dei dialetti. Ogni regione ha una storia e un'arte straordinaria. Quindi, tu mi citi Mongiana e se lo vai a dire in Emilia-Romagna, in Toscano, in Piemonte, ti dicono ma cos'è Mongiana? Noi stiamo facendo in modo che tutto questo si sappia. Ecco, tornando alla canzone ora, Eugenio, cosa farai ascoltare? Noi stasera siamo veramente felici di essere qui, a parte questa bellissima piazza, inaspettata, no? Circondata dalle pietre antiche della Calabria. Ma poi soprattutto un centro storico straordinario e poi soprattutto la gente. Noi dobbiamo portare avanti la bandiera di una grande sensibilità e una grande cultura che ci viene da 2000 anni di Magna Grecia. Qui porterò i temi fondamentali sono, se vuoi, il ritmo trasgressivo di una taranta o tarantella, il Mediterraneo, che è la nostra vocazione storica, e infine brigantaggio. In cantiere hai qualcosa di nuovo? Stasera proporrò un pezzo che ho scritto da poco che riguarda appunto una storia di immigrazione. Fra l'altro c'è anche una sorpresa che ho portato con me in Calabria, mia figlia Eugenia, che ha 12 anni, è una ragazzina, e lei ha partecipato a questo mio brano che si chiama Mon père et ma mère,
mio padre e mia madre, che è metà in italiano, metà in francese, ma già sta diventando un hit del pubblico, del popolo della Taranta.